quando io scendo, 1, 2, come mai? Se invece io scendo male, sono giustamente minimi, micrometrici, che dall'esterno non si vede, non perché sembra un bravo ragazzo che fa chain, no, bene, sembra uguale. E quando vedete Maestro Joshua fare la forma, e quando vedete tanti maestrucoli cinesi su YouTube che fanno la forma, sembrano più belli del Maestro Giorgio, ma la differenza è che io faccio il Maestro Cinese, quando scendo, se io sto scendendo, faccio così, se non riesco a scendere. Se invece faccio il Maestro Giorgio, dovresti scendere, faccio così. Perché ho il controllo di stabilità, perché sto aprendo. Un conto è fare la foto, la forma, un conto è farlo con il metro, pensando sempre di avere il contrasto. Quando si scende, se io scendo verso di lui, fa così, no, no, non scendo così. Perché se lui spinge, se io scendo così, no, eccolo così, bacino perfettamente sentato. Controllo di stabilità perfetto, ma in questo caso per esempio lui rientra, non faccio sempre la stessa cosa, guardate, se io, sempre questa la stessa cosa, ma perché questa, ma se lui mentre io vado indietro spinge, e allora succede, opla, no, c'è niente da fare, perché sto già andando indietro, basta che lui aggiunga il famoso controllo, se io lo vedo. Se invece, quando vado indietro, fa. La spinta che lui riceve non nasce da qui direttamente, da qui, ma da qui da solo non ce la posso fare, nasce dal fatto che io apro le anche così. Ecco, sto scendendo, vado di là come in una forma, guardate, metto i punti di traverso, così. Allora, se da qui io faccio questo è discesa, se da qui quando lo faccio io scendo tranquillo così, non si sta in piedi, no? Allora cosa deve succedere? Mentre là, 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 là. Allora, guardate i miei pantaloni che sono tesi e guardate che l'arco dei pantaloni, l'arco delle mie gambe è molto più su, ci sono 20 centimetri, fino a 20 centimetri, da dove è l'arco strutturale delle mie gambe e dove c'è l'arco dei pantaloni. Però quando io scendo, osservate che non è che in fondo, ma quando arriva in fondo è teso, osservate bene praticamente, è già qua teso. Vuol dire che sto agendo in questa maniera. Quindi, 1, 2, 3, 4, ah, oh, ah. E allora quando entro, guarda, e calo, colpo di spalla, levigato destro, levigato sinistro, e uno va di qua, uno va di qua, e pam, assieme qui, mentre fanno così, vanno tutte e due assieme. E allora lui viene, io non faccio come limite a fare questo, a prenderlo, ma quando lui viene, levigato destro, pam, questo, uno per l'altro. Venite a destra, là, guardate cosa fa. Venite a destra, non faccio così, non mi butto. Perché se lo faccio con l'aria, che è piccolina e leggera, mi va fatta bene, peso di più di lei. Ma se lo faccio con lui, che pesa 25 kg più di me, no? E faccio, mi butto, rimbalzo indietro come due pali, quella più piccola, vola via. Come posso avviare io il fatto che sono una palla più piccola, peso meno rispetto a lui? Un movimento, aprendomi dall'interno. E quindi quando lui viene verso di me, ecco, non è qua che apro, ma adesso chiudendo e riaprendo, chiudendo lo tiro e riaprendo la dove fa. Continuamente, pulso. Destra, sinistra.
sinistra e il